Allora signori, buonasera, direttamente dal campo sportivo di Mondragone per Mario Fantaccioni. Grazie. Giuseppe Follera della Sessana che intervista il bomber Gianmario Palumbo. Eh sì, sei bomber. Gianmario Palumbo, prima di arrivare a questa partita, le considerazioni su un campionato fatto. È un po' da mare in bocca perché... Te la sentita questa partita, già mai l'ha sentita? Sì, come l'ha sentita perché all'andata comunque sapete quello che è successo. Certo. Quindi... E poi ci abbiamo un po' da mare in bocca anche perché abbiamo perso il campionato, penso alla penultima giornata. Quanti gol sei arrivato in questo campionato? 18, oggi, con quello di oggi. 18. 18, quelli due dell'Ortiz, non so se... 20. Il gol di oggi è che l'abbiamo dedicato? Al mio figlio. Come si chiama? È mia moglie. Vediamo il video, sta crescendo. Vinci Luigi. Senti Gianmario, la tua carriera è in grande ascesa. L'anno prossimo, io vedo, quando vedo voi due in queste categorie, vedo giocatori sprecati, ve lo dico da anni. Non sarebbe male una Sessana in eccellenza con Follera e Palumbo? Dubbiamente, speriamo. Vinciamo prima domenica. Certo, noi facciamo i debiti scongiuri. Ragazzi, il vostro pensiero per la tifoseria? Grande, sono stati vicini. Anche se il campionato non sempre, forse negli ultimi tempi di più. Io faccio un ringraziamento alla tifoseria. Sì, ma dobbiamo, sì, sperando però... di dirti in capo, Peppino. Sì, questa, però siamo a disposizione della stessa. Ragazzi, io parlare con voi, ritorno in questo campo, grazie innanzitutto per l'accoglienza. Vedo le maglie granate, inutile dire, ricorda sempre quella splendida stagione che abbiamo passato assieme, le squadre passano, l'amicizia resta. Sì. Grazie in bocca al lupo. Sicuramente, a voi. Però se aspetti un attimo, noi ti vogliamo fare qualche domanda anche a te, quindi pure. Ci facciamo un selfie di intervista. Certo. Mario Fantaccione, venire su questo campo di Mondragone per te che cos'è? Batte il cuore, Mondragone è sempre Mondragone. Io saluto i tifosi della stirpe. I tifosi organizzati del Mondragone che mi hanno salutato prima della partita e sempre bene, sempre forza Mondragone. Li salutiamo anche noi e da Mondragonesi sei sempre il benvenuto. Grazie, in bocca al lupo ragazzi, ciao.